L'avevamo pensato con questo titolo, l'aveva pensato Gabriele, con questo titolo Bologna, la regione della scuola, perché ci sembra che qui da noi Bologna metropolitana, che dovrà trovare una sua collocazione, la regione e la scuola c'erano già in testa. Le prospettive che abbiamo davanti, ho detto, non parliamo mica solo del disegno di legge Renzi, chiamiamolo così. Però non sfugge a nessuno che non c'è mai una parola sulla regione. No, non sfugge a nessuno neanche a me. Ce ne siamo accorti tutti. E allora, l'idea, provocazione per provocazione, proviamo a pensare da qui dove la regione sulla scuola, e ce ne siamo accorti negli anni, c'è stata e non ci auguriamo che continui ad esserci. Allora, ti chiedevamo intanto il primo d'accordo, faccio un po' il quadro, che lettura dai questa cosa. Poi io ringrazio, scusate, non sto a dire i nomi di tutti quelli che ci sono, primo perché me ne sto abbastanza, secondo perché credo che ci conosciamo abbastanza tutti, poi per fortuna vedo tante facce nuove e chi non si conosce magari si presenta, dice chi è, e così quando intervenite riusciamo. Allora diamo la parola a all'assessore, poi continuiamo da questa parte. Sì. Vai. No, mi fate fare tre diversi livelli di riflessione. Prima prendo la palla all'assist, per fare un ragionamento che è più sul mio, se volete. Parto da questa riflessione economica che lui ha fatto prima. Non perché la ritenga la più importante, ma perché mi permette di fare un ragionamento sul territorio. Secondo passaggio, parlo specificatamente della regione, della città e quindi dei diversi livelli che chiamiamo locali, e da ultimo arrivo sul lavoro che abbiamo fatto e sul lavoro che dobbiamo fare. Parto dalla riflessione economica non perché è la più importante, ma perché mi è più utile dal punto di vista dell'evidenziare il ruolo del territorio. Luigi prima ha fatto un riferimento a un territorio come il nostro in economia aperta. Una prima tentazione del pensare, dopo questi anni di globalizzazione, dopo questi anni di apertura, dopo questi anni di integrazione europea, è che i territori siano meno importanti di prima e quindi, come tale, sia possibile di fatto riportare al centro tutte le decisioni in nome di una omogeneizzazione che comunque ormai viene data per scontata ed è necessaria proprio perché siamo in economia aperta, siamo nella famosa globalizzazione. Cosa vuoi che conti la differenza tra Bologna e Modena se noi stiamo parlando di confronto fra noi e la Cina? In realtà la situazione non è questa, perché quello che si dimostra è che quando voi aumentate sempre di più le aperture, quelle che anticamente si chiamava l'estensione del mercato, il mercato si amplia, però si segmenta anche. E il vero problema è tenere assieme i pezzi. Tenere assieme i pezzi diventa complicato, perché quanto più voi ampliate, tanto più si amplia anche la complessità dei giocatori. E allora diventa fondamentale capire qual è il pezzo di gioco che noi vogliamo fare. Questo vale per l'economia, vale per la società, vale anche per il contesto istituzionale, perché è chiaro che se noi siamo sempre stati abituati a immaginare che il mondo è dato da uno che a livello nazionale prende una riga, fa un cerchio di gesso intorno a noi, diciamo questo è il nostro paese, e poi andare da una parte all'altra, allora è chiaro che le frontiere diventano importanti. Tanto più noi eliminiamo le frontiere, non più ci dobbiamo confrontare con situazioni diverse. E salta fuori una cosa che sarà anche difficile da capire, però è l'evidenza che ce lo dice, che il mondo è complicato, è fatto di storie diverse, è fatto di mondi diversi, è fatto anche per il lato economico di competizioni diverse. E allora questo diventa un elemento fondamentale. Perché occorre la scuola oggi più di prima? Perché la scuola deve insegnare a comprendere. Guarda che sembra banale, ma io lo dico sempre, non vuol dire capire, cioè non dobbiamo appropriarmi di tutto, dobbiamo avere la capacità di comprendere, cioè di prendere anche le cose che non capisco. Ci sono dei pezzi del mondo che non capisco, ma devo essere strumentato per comprenderli, cioè per tenerli assieme. C'è proprio un bisogno nuovo
di scuola, che non è la semplice proiezione dell'alfabetizzazione. Guardate che quando mi dicono la vera novità del mondo era il digitale, dobbiamo alfabetizzare tutti, così sia io che lei impariamo a usare il nostro computerino e siamo più soli di prima. No, no, c'è un problema di comprendere, c'è proprio una essenzialità, c'è un'idea nuova, fondante, che io devo imparare a usare tutti gli strumenti, ma devo imparare anche a comprendere perché li uso. Devo imparare di più a capire quelli che ho di fronte. E più la gente che ho di fronte è diversa, perché ha una pelle diversa, perché ha una cultura diversa, perché ha una religione diversa. E più io devo essere attrezzato per non dire delle sciocchezze, come quelle che stiamo sentendo in questi giorni. C'è più bisogno di scuola, più il mondo è aperto e più io ho bisogno di avere radici. Solo la scuola mi dà una radice, ma ho bisogno anche di ritrovare un territorio. Perché la scuola non serve soltanto per imparare a usare un telefonino più o meno smart, all'epoca in cui i telefoni erano stupidi e le persone erano intelligenti. Però viene un'idea in cui l'intelligente di famiglia diventa più telefono. No, no. Ricordatevi che tutti noi siamo diventati, tutti pensavamo noi di essere cresciuti nell'epoca in cui non avevamo più cose da dire, degli strumenti per dirlo. I nostri ragazzi hanno più strumenti per dire che cose da dire. E anche questo è scuola, per tornare all'essenzialità della scuola. Ma la scuola non serve solo questo, serve anche a fare comunità. L'essenza della scuola è fare capitale sociale. E se c'è oggi un capitale che conta anche in economia, è l'idea che esiste un territorio che ha una capacità tale di essere coeso, coeso socialmente, coeso moralmente, da diventare anche capace di essere di riferimento per gli altri. Questa è la nuova economia. Nella nuova economia non c'è più la fabbrica che è tutta lì. C'è una fabbrica che è sparsa, non è più sparsa neanche nel territorio di Sassuolo, ma è sparsa in tutto il mondo. Allora c'è una regola molto chiara. Di questo sistema produttivo, cosa ci prendiamo noi? La testa o la coda? Se vogliamo la coda si fa presto. Si abbassa il costo del lavoro e si destabilizza il lavoro. Tanto tutti siamo sostituibili. Se volete la testa, bisogna investire nelle strutture per la testa. E le strutture per la testa sono investire sulle persone e quindi sulla formazione e sulla ricerca. Guardate che lineare, il problema non è mica la scuola, il problema è che cosa vogliamo essere noi. Se noi siamo confusi, le nostre idee sulla scuola sono confuse. La nostra economia è confusa, la nostra capacità di competere è confusa, la nostra capacità di cooperare è confusa, perché nel mondo si vince anche cooperando, mica soltanto competendo, concorrendo, come si dice, tra voi. Il problema è che noi non abbiamo capito che cosa dobbiamo essere nel mondo aperto e competitivo. Questo è il vero problema. E ora abbiamo anche le idee confuse sulla scuola e ripieghiamo sempre su problemi di ordine pubblico. Ripieghiamo su quello di ordine pubblico perché non abbiamo la capacità di afferrare il cuore delle partite. Vogliamo essere una piccola Ungheria chiusa o vogliamo essere una grande Ungheria aperta? Dico Ungheria perché è diventata oggi, non dico Europa, perché se l'Europa fosse stata Europa non avrebbe ammesso, non adesso, 5 anni fa, un cambio di costituzione razzista. Il muro è soltanto il risultato di questo. Poi voglio vedere il muro che lo faranno costruire, lo faranno costruire sostanzialmente i camerunesi che arrivano, in nero magari. Sì. Però questo è il problema. Allora, guardate, non è mica vero che la scuola unisce, eh? Non è vero. In molti luoghi la scuola è lo strumento per dividere. Nella storia italiana, la legge Casati, che vi invito a dare la retta ancora una volta, la retta, perché le cose vanno prese dalla zona delle radici. Io amo sempre fare un pezzettino di storia, voi mi scusate, ma anch'io vecchio professore, ormai sono quasi patetico nel mio lavoro. Durante l'armistizio di Villafranca, momento in cui noi dovevamo diventare un grande paese, invece siamo stati frenati, o ci siamo frenati, viene fatto un governo militare, la Marmora Rattazzi, Rattazzi era il capo della sinistra, ricordate, perché ogni tanto anche la sinistra ha queste pulsioni che chiama di efficientamento. E vengono fatte 3 leggi. Che doveva essere un governo solo di transizione, fa 3 leggi. Fa il riordino istituzionale, la legge elettorale e la legge sulla scuola. Vi invito a pensarci su.
perché queste sono le ossessioni del paese. Ogni volta che qualcuno arriva si sente in dovere di fare una legge elettorale, una legge sulla scuola e una legge sul riordino istituzionale, che vuol dire che il paese viene percepito, e noi stessi lo percepiamo, non come in grado di maturarsi progressivamente. Questa ossessione della riforma è proprio di un paese che percepisce di non avere un cammino evolutivo proprio. La scuola in quella struttura era una scuola che divideva, ed era una scuola in cui c'erano i licei dello Stato, le scuole elementari dei comuni surrogabili, perché tu sei un signorino, ti prendi il tuo amministratore, il tuo precettore, e le scuole tecniche ai dipartimenti che diventano province. Perché la visione di quell'epoca è quella di una società divisa, in cui al territorio rimaneva sostanzialmente quella parte di aggiustamento sociale che comunque non era classe dirigente. Vengo al secondo punto. L'economia aperta, in società aperta, il territorio è più importante di prima. Perché i territori sono diversi, bisogna avere il coraggio di rilevare la diversità dei territori, bisogna avere il coraggio anche di percepire che in uno stesso paese ci possono essere situazioni diverse, e non è un peccato mortale rilevare il fatto che ci possono essere cammini e percorsi diversi, che non vuol dire abbandonare chi non c'è, vuol dire che i territori hanno una funzione che non solo quella di dare risposte ai cittadini, ma quella anche di forzare in avanti le risposte che noi possiamo dare ai cittadini. Perché è un'autorità di governo che è solo di carattere reattivo, lo pratica, non è autorità. Dopo un po' incorre nel rischio di rincorrere tutti. E c'è una funzione nazionale che è quella di ricucire le funzioni diverse, non di fermarle e allinearle. Noi questa cosa l'abbiamo misurata in tutte le salse. Se sul tema della formazione professionale ci sono delle regioni che per diverse condizioni non la fanno, l'alternativa non è non farlo dappertutto, ma mettermi in condizione di diventare strumento di traino di tutti gli altri. Non sto mica domandando di essere l'unico a farla, oppure di che tutti la facciano come la faccio io. Sto domandando di avere l'onere di essere di traino gli altri, concependo anche situazioni diverse. Quindi si lavora sulla complementarietà, non sull'allineamento. Capisco che se noi veniamo da una tradizione amministrativa dove l'efficienza e l'adesione ad una norma diventa difficile, ma è questo che dobbiamo superare. Dobbiamo essere in condizione di avere, che piacciono, chiamatelo come volete voi, chiamatela autonomia, chiamatela federalismo a perimetro variabile, chiamatelo l'applicazione del 116, chiamatelo come volete voi. Io sono convinto che oggi il punto fondamentale è riuscire a trovare nei diversi territori il passo che ogni territorio, ogni comunità è in grado di tenere, assumendosi la responsabilità di essere complementare e di agganciare tutto il resto del paese. Se voi guardate purtroppo il quadro della geografia reale dell'Europa oggi, questa non coincide con gli stati nazionali. Giratela come volete voi. Prendete l'indice più semplice, che è il reddito, lo disaggregate per regioni, lo disaggregate perfino per province. Voi vedete che 10-15 anni fa, all'inizio dell'euro, le macchie rosse, cioè le macchie a più alto reddito, erano sostanzialmente le capitali, che avevano un suo senso. Nella capitale si concentravano i servizi, si concentravano la maggior parte delle attività ad alto valore aggiunto, e quelle erano progressivamente raggiante dalle province, dalle capitali, c'erano redditi progressivamente fino alle aree marginali. Dopo 15 anni di unione monetaria è successo quello che ogni buon economista si immaginava: coloro che sono in grado di integrarsi si sono integrati, coloro che non ce l'hanno fatta si sono allontanati. Uno dei problemi dell'Europa è riconoscere questo dato, e allora il dato è molto semplice. Noi oggi abbiamo un corpo centrale rosso, diciamo rosso quello a più alto reddito, che è il sud della Germania e il nord Italia, l'asse Milano-Bologna, poi Ferrara è già un'altra parte di umanità, che è questo asse,
e progressivamente attorno a questo asse c'è un'Europa che è progressivamente meno integrata, fino ai paesi dell'est che hanno riconosciuto dopo una prima fase di integrazione una fase che oggi è dichiaratamente di deriva e che pagheremo dal punto di vista politico. Anzi, stiamo pagando, viste le elezioni in Polonia, quelle in Ungheria e vedremo le prossime in Croazia. Rispetto alla scuola, qua ci sono due concezioni della vita, che sono come sempre, noi le abbiamo viste sulla formazione professionale, lo vediamo sulla scuola, lo vediamo su qualsiasi atteggiamento. Per semplicità, e scusate anche la banalità, chiameremo la via della Lombardia e dall'altra parte la via dell'Emilia Romagna. Figurate se io non sono convinto che le scuole devono essere rette con spirito manageriale. Qualcuno mi deve dire però qual è lo spirito manageriale, ma questa è un'altra storia. Però un conto è immaginare ogni scuola come separata dalle altre. Io la dicevo prima, parlavo prima con lui, è un po' l'effetto del bocconismo. E prima o poi sapremo cosa c'è costato il bocconismo in questo paese. Qualcuno lo calcolerà. C'è già costato molto. C'è già costato molto. Però questa idea che una struttura complessa possa essere gestita da una persona sola può funzionare se tu hai degli organi che rappresentano la legitimacy dell'azione. Di posto questo consiglio di amministrazione può essere un comitato, cioè è comunque un luogo che rappresenta il territorio. Però nella nostra tradizione emiliano-romagnola questo non basta. Noi abbiamo sempre lavorato sulla rete delle scuole, cioè abbiamo sempre immaginato che la scuola fosse un sistema a rete che radicandosi nel territorio determinava la sua stabilità e la sua coesione. Non è un problema di una singola scuola più o meno efficientemente gestita, cosa che vi ripeto, posso anche essere disposto a ragionare con però il correttivo che vi dicevo prima. Essere come volete voi, un direttore, quello che volete voi, adeguatamente preparato, perché poi la gente se dai dei compiti bisogna anche investire per mettere in condizione di gestire quei compiti. Se volete dentro più sulle cose che. Io sono convinto che i rettori debbano essere eletti, però voglio dire, credo che ci sia anche un elemento di predisposizione. Sto parlando di me, non sto mica parlando di altri. Cioè, una base di gestione di un sistema complesso da qualche parte occorre, e quindi bisognerà investire. Ma non è un problema di una singola scuola, è un problema di rete scolastica, è un problema di radicamento del territorio. Io vi ricordo che in altra epoca noi come regione abbiamo avviato un discorso addirittura con la Germania, immaginando che vi dovesse essere una presa in carico da parte delle regioni dei loro sistemi scolastici. Io ricordo che in quell'epoca la mia posizione era appena arrivato e dissi con dei collettivi che ovviamente vanno graduati in ragione delle diverse effettive capacità, cioè chiedevo che venisse su quel tema ricordato uno che il sistema educativo non poteva essere di dimensione nazionale, che lo stesso personale non poteva che essere dal punto di vista ordinamentale nazionale, tant'è vero che lì si parlava di una gestione funzionale di personale legata ai bisogni specifici di diversi territori, perché mi è molto chiaro che la gestione della rete scolastica della Sardegna è diversa da quella della Lombardia e diversa da quella della Emilia Romagna. Ma proprio per quello bisognava fare questo distinguo, però con un'assunzione di responsabilità che doveva essere esplicita. Quindi, volente o nolente, c'era già prima il problema del 116. Quindi, quell'articolo non attuato della Costituzione che permetteva di avere dei margini di assunzione di responsabilità differenziata per i diversi livelli regionali, che all'interno delle regioni, tanto più a dei diversi contesti, compreso il contesto metropolitano. Voi sapete che la riforma della riforma del titolo quinto di fatto sta dando una lettura diversa. Viene tolto quel margine di ambiguità, è inutile negarci, che erano sostanzialmente i poteri concorrenti,
che si sono liberati, non un margine di aggiustamento, ma un margine di ambiguità, ma sono stati risolti tutti sul verso del riconcentramento a livello nazionale. Non è che in questi 5 anni l'amministrazione romana sia diventata l'amministrazione francese, Non ditemi che per miracolo quello che 5 anni fa si immaginava non potesse succedere, oggi può succedere per decreto legge. C'è un tema di fondo. Qual è la funzione, non tanto delle regioni, ma a livello nazionale? Io ve l'ho detto che secondo me è così. A livello nazionale deve cucire, deve fare cuciture. Deve fare l'elemento del mettere insieme i diversi pezzi. Noi abbiamo affrontato di recente questa discussione sulla strada dell'Agenzia per il lavoro, Di fronte ad un primo impostazione che diceva, ricordo anche il proponente della norma che ha ricostituito a livello nazionale tutti i poteri al centro, cioè l'amico Carlo Della Riga. Carlo Della Riga ha fatto passare un emendamento che dice che le politiche attive del lavoro sono competenza esclusiva dello Stato centrale, che vuol dire che una stessa struttura, una stessa impostazione deve fare le stesse politiche attive del lavoro in Val d'Aosta e nel Casertano. Quando ci è stata proposta un'idea di un'agenzia nazionale per il lavoro centralizzata, io che ho sofferto da parte della mia giovinezza facendo il commissario di Sviluppo Italia, la mia risposta è data: ma voi siete matti nel cervello, siete fuori di testa. Tant'è vero che noi abbiamo fatto nella nostra riforma istituzionale un'agenzia regionale per il lavoro che è basata su un principio molto chiaro: non c'è oggi nessun luogo al mondo, un luogo fisico che sia capace di creare lavoro. C'è un luogo fisico che è capace di coordinare, un luogo fisico che è capace di ricucire, un luogo fisico che è capace di mettere in rete, è un luogo fisico che è capace di valutare esatto con degli accreditamenti, disposto con delle valutazioni, le azioni dei diversi soggetti che interagiscono in un sistema aperto. Questa idea di un sistema aperto, fatto anche di soggetti diversi, che abbia però un luogo di coordinamento radicato sul territorio, è secondo me il punto oggi di riferimento, dove le diverse autonomie però trovano in una adesione ad un quadro di regolazione complessiva però anche il loro spazio di movimento. Questo è il ragionamento che io ho fatto di là. Abbiamo deciso che non c'è più l'area grigia, quindi stiamo parlando non di autonomie locali ma di devoluzione di poteri nazionali a livello locale. Quindi è finita l'epoca del federalismo, ma andiamo a devoluzioni asimmetriche. Bene, però attuiamole. Noi siamo pronti. Il tema del lavoro, io sono pronto ad attuare un pezzo di, non più come speravo, federalismo a perimetro variabile, ma di devoluzione a perimetro variabile. Io credo che noi sulla scuola siamo in grado di fare lo stesso. Perché io credo che il territorio sia l'elemento essenziale. La rete del territorio sarà l'elemento essenziale, la capacità di lavorare sulla complementarietà e sulla ricucitura del sistema sia essenziale, sia in termini verticali, cioè dalla scuola dell'infanzia fino al post-doc universitario, sia in termini orizzontali fra le diverse tipologie di scuola. Perché se noi riusciamo a fare questo, riusciamo anche a inseguire quello che non è un mito, ma una necessità della personalizzazione dei percorsi, perché questo è un mondo complesso, bisogna tornare a parlare delle persone, e sono convinto dall'altra parte che riusciamo anche a generare situazioni che in condizioni diverse non vengono allineate per decreto, ma vengono messe in condizione tramite elementi di compatibilità e complementarietà di ritrovare un loro sistema di unificazione, non di unità forzata, di unificazione. Percorso complesso, complessissimo, che non è che è complesso, però in questo momento la funzione della politica è gestire la complessità, non ridurla. Io devo dire che nella buona scuola questo riferimento al livello territoriale non l'ho trovato, l'ho detto alla Pugliese in tutte le salse, ho parlato anche col ministro in tutte le salse, ma io questo livello non l'ho visto. Non è che voglio la parola regione perché così sono contento. Non mi accontento neanche di un comitato che ogni tanto fa incontrare la nona commissione con il ministro o il suo capo di gabinetto, quella ragazza. Ma non sono disponibile a questo. Non sono disponibile. Non sono neanche disponibile a pensare che una cosa di questo tipo debba essere fatta semplicemente perché c'è qualcuno con la fabbrica se lo lascia, come si dice in Argentina.
potremmo pur discutere. E però ti devo dire, io sono ancora convinto che se dentro dalla buona scuola non si recupera un livello che esplicita la responsabilità del territorio. E come diceva prima Dario, la responsabilità del territorio non è soltanto un problema di gestione del personale, è un problema prima, è un problema di quale società e quindi quale ruolo ha la società, in questa società la scuola. Tanto io credo che sia quello che fa la differenza. Beh, io voglio essere anche in grado, essendo maggiorenne, se ampiamente maggiorenne, infatti non lo dire, di essere anche in grado di assumere le responsabilità. Quindi vorrei che dentro la buona scuola ci fosse quel margine che io credo necessario per agire quel pezzo del 116 in cui a diverso livello ci si assume responsabilità. Stiamo difendendo con le unghie quei denti, anche nei confronti di comportamenti che io credo avrei gradito più esplicite, quel margine che la Costituzione ancora ci riconosce sull'istruzione e formazione professionale. Noi abbiamo fatto una scelta in questa regione, di cui io mi assumo tutte le responsabilità. Abbiamo fatto la scelta di non fare la via lombarda, in cui un mondo da una parte e un mondo dall'altra. A Fontana, no? Ogni volta che uno veniva espulso, quegli altri sotto a tifoso. Io sono ancora convinto che il primo anno deve essere pubblico, perché quello deve essere un anno di orientamento, perché se noi abbiamo un sistema che fino alla terza media obbligo e quindi comprensivi verticali, si passa ai comprensivi orizzontali, il primo anno è un anno che deve essere comunque di forte orientamento. E quindi per favore anche la scuola esca da questa logica del noi siamo la scuola e poi disperati lasciano la formazione professionale. Perché se non siamo a questa logica qui e ci sentiamo più in pezzo nello stesso sistema educativo, la scuola sbaglia. E non è che mette nel ghetto la formazione professionale, ma succede il contrario. Che la gente dirà, ma com'è che andando là i miei figli trovano lavoro mentre stando di qua no? Perché, sappiate, quando io ho messo insieme i due pezzi, la mia idea non è di salvare la formazione professionale, ma di dare una mano alla scuola professionale tecnica post Gelmini, perché l'università ha sofferto della Gelmini, ma quando ho visto quello che ha fatto alle scuole professionali mi sono tirato su. Perché se in nome dell'allineamento togli alle scuole professionali i laboratori, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Forse dovrei dare i laboratori anche dall'altra parte, forse dovrei immaginare che se c'è un limite della nostra scuola e che quella che anticamente si chiamava skill destiny and judgment, cioè lo skill, la competenza, la capacità di realizzarla e il judgment, la capacità di concretizzarla, non possono essere assegnate a pezzi di scuola diversi. Ecco, se noi tornassimo all'idea che la nostra scuola è fatta da una parte quelli che hanno gli skill, dall'altra parte quelli che hanno il destiny, dall'altra parte quelli che hanno il judgment, credo che l'idea di una scuola di posto che io sono convinto che la scuola è l'elemento con cui costruisci quella coesione sociale che è quello che fa la differenza nel mondo tra un territorio e l'altro, io sono ferocemente, lo ripeto, ferocemente convinto che il territorio rimanga l'elemento cruciale dello sviluppo, ma un elemento fondante dello sviluppo, non solo dello sviluppo economico, che è solo un pezzettino della storia, ma dello sviluppo umano, dello sviluppo sociale, dello sviluppo politico, dello sviluppo, metteteci l'aggettivo che volete voi. Le persone. La scuola è questo se noi vogliamo che il paese sia questo, altrimenti se ragioniamo sempre in termini di emergenza e ordine pubblico, alla fine è un paese che vivrà di emergenze e ordine pubblico. Il titolo era giusto allora. Però te ne è meglio che quello che scusa. Tema! Svolgimento! Esatto, oh. Era proprio, devo dire, era per quanto mi riguarda, credo, guardando, io faccio il maestro, stavano attenti e mi pareva che con gli occhi sentissero, quindi credo proprio che ogni tanto ci fa bene sentire, non in autoreferenzialità dire come siamo bravi, come siamo belli noi della scuola, ma che la scuola è davvero il nucleo forte di una cittadinanza sociale che non può ridursi all'economia da un lato e non può ridursi a danni di lobby pedagogico così tanto.